Quindi abbiamo visto alcune delle definizioni principali riguardanti la privacy e abbiamo visto che quindi l'oggetto della privacy è il dato personale, il quale subisce un determinato trattamento e poi vi sono una serie di soggetti. In primo luogo abbiamo il soggetto interessato, che è colui che gode del diritto alla riservatezza dei dati, e che può concedere l'utilizzo di alcuni dati a determinati soggetti. In particolare vi è il titolare del trattamento, che è colui che determina le finalità per cui quei dati sono trattati e le modalità con cui vengono trattati, e il titolare del trattamento può nominare un responsabile del trattamento, il quale che è colui che mette in essere tutti i mezzi con cui verranno trattati i dati. E infine vi può essere un ulteriore soggetto che è il destinatario, che è colui che riceve i risultati di questo trattamento dei dati e che è alla fine vero interessato al trattamento dei dati. Ed infine ci può essere qualunque soggetto terzo, che è qualunque soggetto diverso dall'interessato o dai titolari responsabili o destinatari del trattamento. Vediamo quali sono i principi generali ai quali si ispira il codice della privacy. In primo luogo abbiamo i principi di liceità e correttezza. Questi consistono nel fatto che l'interessato deve aver espresso il suo consenso a quello che è il trattamento del dato. Questo trattamento inoltre deve avere una serie di requisiti. In primo luogo deve essere di tipo necessario per conseguire qualcosa. In particolare deve essere necessario, ad esempio, per l'esecuzione di un contratto. Quindi, ad esempio, se voglio aprire un numero di telefono, voglio un nuovo numero di telefono, necessariamente dovrò fornire i miei dati identificativi che consentono di individuare appunto il soggetto a cui è attribuito quel numero di telefono, ad esempio. Poi deve essere necessario, il trattamento dei dati deve essere necessario, ad esempio, per soddisfare un obbligo legale che può gravare sul titolare. Quindi, ad esempio, se occorre che il titolare del dato paghi, ad esempio, una determinata tassa o una multa, necessariamente deve essere trattato, ad esempio, il nome e il cognome che consentono l'identificazione di quel soggetto. Oppure il trattamento del dato può essere necessario per perseguire degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona collegata all'interessato. Si pensi ad esempio ad un trattamento di tipo sanitario. Oppure ci può essere il fatto che il trattamento deve essere necessario, ad esempio, per il perseguimento di un interesse pubblico o di un legittimo interesse del titolare stesso. Tutto questo deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, che per quanto riguarda il codice sui beni culturali, riguarda ad esempio le modalità con cui i dati sono raccolti, e sono queste modalità con cui vengono raccolte devono essere note e rese appunto trasparenti, ovvero rispettose del principio di trasparenza. Quindi il titolare del dato, cioè l'interessato, deve poter conoscere il modo in cui i suoi dati verranno raccolti dal titolare. Poi abbiamo il principio di essenzialità dei dati, ovvero la scelta dei dati che dovranno essere trattati deve essere commisurata in base a quello che è lo scopo del trattamento. In particolare non dovranno essere chiesti, ad esempio, dati in più rispetto a quelli strettamente necessari per il perseguimento dello scopo del trattamento. E infine, inoltre vi è il principio di limitazione appunto delle finalità dei dati, ovvero i dati vanno raccolti,
per perseguire delle finalità che devono essere determinate, esplicite e legittime, ovvero il dato, le finalità devono essere in tutto e per tutto definite e non devono essere, appunto, sorgere dopo che siano stati raccolti i dati. Le finalità inoltre devono essere tipo esplicito, quindi devono essere anche, ad esempio, note a colui che cede il dato e devono essere ovviamente legittime, ovvero rispettose dei principi di legge esistenti. Successivamente, altri principi su cui si fonda il codice sulla privacy comprendono ad esempio il principio di minimizzazione dell'uso dei dati, che, come dice il nome, riguarda il fatto che appunto, i dati che vengono raccolti devono essere commisurati in modo adeguato, pertinente e limitato a quelle che sono le finalità per cui sono raccolti, ovvero devono essere raccolti i dati strettamente necessari alle finalità che si vogliono perseguire. Non devono essere richieste tipologie di dati in più rispetto a quelle strettamente necessarie. Poi vi è il principio di esattezza dei dati, ovvero i dati che vengono raccolti devono essere raccolti con un sistema che garantisce l'esattezza dei dati e garantisce l'aggiornamento costante di questi dati. In caso di errori, il sistema di raccolta dei dati deve essere tale da garantire una rettifica o la cancellazione dei dati errati da parte appunto dell'interessato al trattamento. Poi vi è il principio della limitazione della conservazione, ovvero i dati, una volta che vengono raccolti dal titolare, ovviamente vengono conservati dal titolare stesso per un certo tempo. Questo tempo deve essere quello strettamente necessario a conseguire le finalità per i quali quei dati sono stati raccolti. Successivamente abbiamo il principio dell'integrità e della riservatezza, ovvero devono essere adottate una serie di misure da parte del titolare del trattamento che hanno come scopo quello di evitare, ad esempio, la perdita del dato, la sua distruzione oppure un utilizzo illecito. Quindi, ad esempio, se il titolare del dato decide che tutti i dati devono essere raccolti, ad esempio, in un archivio informatizzato, ovviamente questo archivio informatizzato deve essere tale da garantire il dato da un'eventuale perdita di questi dati. Quindi, ad esempio, dovranno essere effettuate opportune copie di backup di questi archivi. Inoltre, e quindi questo garantisce anche da un'eventuale distruzione di questi dati, nonché devono essere garantite la riservatezza di questi dati. Ovvero, questi dati, il sistema di raccolta di questi dati deve essere tale da impedire un eventuale utilizzo illecito, quindi da parte di terzi malintenzionati, ad esempio, deve essere impedito l'accesso a eventuali soggetti non appartenenti, all'azienda che, ad esempio, ha raccolto quei dati e così via. Infine abbiamo il principio di responsabilizzazione, ovvero accountability. Questo principio consiste nel fatto che il titolare del trattamento deve poter dimostrare ad un eventuale soggetto controllore che ha garantito il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel codice della privacy. Ovviamente questo all'interno della sua organizzazione. Quindi il titolare del trattamento deve garantire il rispetto di tutti i principi che abbiamo visto prima e che sono sanciti nel codice della privacy.